eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora. E adesso dove sta la verità di questo Catania che fa e disfa, che ha sempre più difficoltà a segnare in trasferta e che per la sesta volta consecutiva va al tappeto lontano dal Massimino? Bisognerà, quanto prima, mettere tutto questo sul piatto per analizzare e capire con obiettività pregi pochi e difetti tantissimi di una squadra rossa-azzurra che nelle ultime 6 trasferte ha ottenuto 0 punti, incassato 18 reti, realizzandone appena 4. Mister Lucarelli sta provando, per quanto ancora possibile, a tenere in vita una squadra che ogni settimana dimostra di aver vestito i panni del gambero. Un mezzo passo avanti e subito dopo 2 indietro. Le parole di Silvestri, siamo stanchi di fare brutte figure in giro per l'Italia, prima della trasferta di Pagani, avevano illuso che la truppa rossa-azzurra avesse trovato fiducia e consapevolezza nei propri mezzi. Chissà dove si è nascosto quel Catania capace di stravincere ad Avellino e di ripetersi la domenica successiva contro la Virtus Francavilla. Chissà cosa passa per la testa dei giocatori rossazzurri, perché si può giocare male, si può perdere, si può essere lontani dalla vetta, ma non si può trasmettere una sensazione di inadeguatezza tecnica e non solo, come invece è accaduto anche ieri al Ceravolo di Catanzaro. L'augurio che ora possiamo farle, caro mister Lucarelli, è che il vento inverta la sua direzione, diventando di poppa. Eppure il vento soffia ancora.